sarà il punto d'arrivo dell'ottava tappa del Giro d'Italia 2023. La città di Fossombrone è pronta a tingersi di rosa in vista del 13 maggio, per l'ultimo tratto dei 207 km del percorso che partirà da Terni in Umbria. E proprio in occasione del passaggio della 106esima edizione del Giro, l'amministrazione di Fossombrone ha pensato di congelare il momento, regalando ai suoi cittadini e ai turisti in visita un inno della città, denominandolo l'Inno di Fossombrone. Dal Ponte della Concordia al fiume Metauro, sono diversi luoghi simbolo riportati nel brano. Citate il Ponte della Concordia, che è un ponte ovviamente che tutti conoscono, che è un ponte a tutto sesto, che viene da Urbino in ore particolari della giornata, viene visto riflesso sull'acqua sotto un cerchio perfetto. Vengono citate i Cappuccini, una croce, un colle sopra Fossombrone. Vengono citate le Cesane, le Cesane c'è altro poco da dire, una delle pinette del centro Italia più belle, che ci collega Urbino. Quindi non è altro che un immaginario giro in bicicletta che la canzone ci riporta soltanto anche con l'immaginazione di ripercorrere questi posti fantastici. E quindi è qualcosa che nell'immediato ha subito il compito di darci la possibilità di farci conoscere, dare la possibilità ai turisti che vogliono percorrere le nostre colline, la nostra città, di farlo nella maniera così più bella, vedendo questi magnifici posti per televisione che questo evento ci dà la possibilità di avere. Faccio conto che si parla almeno di un'ora e mezza, due ore di trasmissione con tante telecamere, con elicottero, che fa vedere un insieme sicuramente molto bello. Rudy Valentino e i Baleiras, gli autori e i compositori dell'Inno di Fossombrone. Abbiamo cercato di comporre questa, che poi è una polca, in onore della nostra città, proprio perché volevamo celebrare la tradizione. Abbiamo usato gli strumenti che sono poi alla base ritmica di questo genere. Ci sono la batteria, c'è il contrabbasso, c'è il pianoforte e la chitarra, che sono alla base appunto ritmica, che hanno poi fondato la musica jazz, ma anche la musica folkloristica delle nostre zone. Oltre a questo abbiamo dato una connotazione appunto principalmente folcloristica con l'utilizzo della fisarmonica e l'utilizzo del trombone, che appunto faceva, almeno nel mio progetto, da trade union, appunto un collegamento anche con la musica jazz del Treciero. Sogno che più rosa non ce n'è.